Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, bentornati sulla soffitta di Pippo. Anzitutto buona Pasqua e aspetta, buona, come si dice qui, scusate il vento, come si dice qui, buona Pasqua e qui stai sull'O, questo è il mio uovo. Spero che l'audio si senta bene perché siamo nel Salento, la terra dell'usura, dell'umano e dello iettro. Naturalmente a Pasqua non poteva che esserci un ventaccio, però è già arrivata primavera, guardate che bella la primavera, bellissima. Allora, perché sono qui oggi? Perché? Allora, anzitutto volevo farvi gli auguri di Pasqua e grazie, sono felice che continuate a seguirmi tanto e in più volevo fare anche, volevo aprire con voi l'uovo di Pasqua, volevo fare i famosi spacchettamenti, no, della soffitta a cui siete abituati, volevo farlo anche oggi in questo giorno con voi, lo spacchettamento del mio uovo di Pasqua. Andiamo a vedere che cosa c'è in quest'uovo, dai. Allora, io sto facendo questa operazione qui con una mano sola, mi sono premunito, mi sono portato anche le forbici. Sto aprendo, spacchettando l'uovo di Pasqua. Vediamo il primo lo stato. Questo è il mio uovo, guardate che carino, col fiorellino. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Non ho nemmeno portato il cavalletto. Ok, vediamo se riusciamo. Ok, ce l'ho fatta a spacchettarlo. Adesso devo dargli una sonora botta, no? Per... Vado. Ah! Ok. E possiamo aprirne il contenuto. Allora, vediamo subito che sorpresa, che cosa abbiamo trovato come sorpresa. Madò, bellissimo! Cioè, ragazzi, c'è nel mio uovo di Pasqua, c'è il mio uovo di Pasqua, c'è le carte di Tex, ho trovato, no, bellissimo! Cioè, ragazzi, ma... Cioè, non so se sono le carte praticamente della Modiano, quindi sono originale Sergio Bonelli editore, firmate da Tex, vediamo se riesco. Sì, niente, dovevo prendermi un cavalletto oggi, dovevo prendermi per fare questo video, comunque adesso non l'ho preso. C'è, ragazzi, le carte di Tex, non so se vi rendete conto, bellissimo. C'è, ragazzi, una sorpresa bellissima del mio uovo di Pasqua, sono troppo felice. E ragazzi, che dire, il video, come naturalmente sempre un casino, questi video unboxing così che faccio con il cellulare, senza cavalletto, senza... vabbè, sono molto estemporanei. Io spero che comunque vi piacciono e spero che anche la vostra sorpresa sia bella quanto la mia, ma la sorpresa più grande per me, la gioia più grande, non è quella di aprire l'uovo di Pasqua e trovarci le carte di Tex, ma è quello di essere sempre con voi, in vostra compagnia. E grazie perché mi seguite, se il video vi è piaciuto naturalmente mettete like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, tanti auguri, ciao ciao ciao. Buono comunque. Cavolo.